con l'arrivo della nuova stagione e con l'inizio della primavera è buona cosa iniziare a pensare alla preparazione del terreno del nostro orto. Prima di preparare il nostro terreno è buona cosa andare ad eliminare tutte quelle erbe infestanti che sono cresciute. Questo lo possiamo fare o manualmente o utilizzando appositi prodotti specifici. Successivamente lavorate il terreno fino ad una profondità di 10-20 cm con l'aiuto di una vanga manuale o una motozappa, di cui in agricola offriamo servizio di noleggio. Questo aiuterà a rompere i noduli del terreno, migliorare il drenaggio e favorire lo sviluppo delle radici delle piante. Dopo aver mosso il terreno è buona cosa andare a migliorare la fertilità e la struttura del nostro terreno utilizzando degli appositi concimi. Potete utilizzare compost, stallattico, pulinna, humus di lombrico o altri concimi minerali. Distribuite uniformemente il concime sulla superficie del terreno e incorporate lo strato superiore del suolo con una zappa o un rastrello. A questo punto possiamo andare a seminare direttamente nel terreno oppure andare a trapiantare le piantine che precedentemente avevamo seminato nel nostro semenzaio. Se invece vi prendete cura di un orto in vaso, vi consiglio di smuovere il terreno per renderlo più friabile e meno compatto e di arricchirlo con un concime granulare e a lenta cessione, o meglio ancora con dell'humus di lombrico. Speriamo che questa guida vi sia stata utile. Sul nostro sito potete trovare tutti gli articoli che abbiamo parlato, o se no potete venirci a trovare direttamente nel nostro punto vendita.